Lei è un onorevole? No. Però sono, faccio parte della componente del gruppo di Mario Baccini, Canzoni Cristiane Popolari. Senta un attimo, mi spudi un rospo? Non ce l'avrei tanti. È uno. Vabbè. Vediamo. Senta, la gente non vuole più finanziare i partiti. È giusto secondo lei che i partiti si devono finanziare da soli? Ma niente di massimo, è vero, sì. Anch'io condivido. Come in America, no? Anch'io condivido questo argomento. Sì. Uno trova gli sponsor. Esattamente. Se sei valido e se no vai a casa. Esattamente. È una cosa più che giusta, ma dovrebbe essere tutti però, dalla sinistra al centro. Siccome la sinistra è la prima che fa queste cose, allora lì sta bene anche la sinistra, vede questo magna magna nell'Italia. Ma uno si dice, no? Volere e potere, mio nonno diceva. Volere e potere, è chiaro. Chi amministra, amministra. È vero, hai ragione. I detti dei nostri nonni funzionano. Esattamente, sì, non è sbagliato. Venga, la trasmissione si chiama Scudo e Rospo, va in onda su Telestudio. Secondo lei, i partiti da chi dovrebbero essere finanziati? Il cavolo, non è una domanda da poco. I partiti da chi si dovrebbero autofinanziare, non so come. Non con rimborsi elettorali, comunque sempre dei cittadini. Insomma, mi sembrano anche un po' eccessivi questi rimborsi elettorali, o no? Lei le piacerebbe sapere proprio tutto, dettagliatamente, quello che spendono, no, i partiti? Non riesco a non saperlo, la ringrazio. Arrivederci. Senti, Giorgio, allora, secondo te quanto ci costano i partiti? È giusto che vengano finanziati dallo Stato? Eh no, ci costano troppo. Tu di dove sei? Di Brescia. Hai lavoro? No. Sputa un rospo? Il rospo lo sai che cos'è, sì? Sì, certo. Sputa il rospo. Non si può perché dovrei dire cose troppo pesanti. Vabbè, uno un mezzo rospo. Questi signori vengono alle 11, comodi, e noi invece dobbiamo stare qua a guardarli. E purtroppo non possiamo fare niente. Poi una giornata tipo, se non ti a Roma ti vogliamo vedere oggi, la giornata, sì, di un politico. Sì. Vedere cosa fanno, se veramente quello che si vede in televisione è quello. È vero, allora. Purtroppo sì, è quello. La società dei magnasciù. Voi volevo sapere che stavate a fare, per vedere se passano i politici? No, no. Perché uno è curioso, vogliono sapere che vita fanno i politici. Venga qui lei, venga. Allora io ho un rospone proprio da sputare. E ce l'ho qui da un po' di tempo. Se mi decido a tirarlo fuori, sono cavoli, perché io mi incatenerò a una catena di queste e farò lo sciopero della fame, così almeno arriverò poi d'estate pure in forma. E sicuramente poi dirò: tutti quelli che stanno subendo un'ingiustizia, venite a trovarmi dove io mi piazzerò con questa catena. E insomma, una ciotola, poi digiuno, vabbè, digiuno almeno l'acqua, se no mi gira la testa. Però lo farò. Senta, torno. Ce l'ha un rospo da sputare? No, non c'ho tempo, guardi, non andiamo anche qui. La ringrazio. Secondo lei i politici devono essere finanziati dallo Stato o no, da soli? Ma non saprei, guardi. Non saprei. No. Si parla italiano. Francese? Oui, sì. Ah, allora ci saluti Sarkozy? No. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le monde lui. È venuto a vedere Montecitorio? No, non mi assi. È meglio andare a fare una passeggiata al centro, va? Non c'è niente da guardare qui. Signora, mi serve una sua risposta. Ce l'ha un rospo da sputare? No, ce ne sarebbero tanti. Lo dica, signora, che lei c'ha esperienza. Uno grosso. Quello grosso? Che non pagano le medicine a chi non c'ha reddito. Io ho presentato tante da quelle, quegli ultrasuoni, per queste cose, non ci sono soldi, però hanno fatto le fotocopie delle pigione che devo pagare. Sono arrivati i soldi, ma bene, me l'hanno dati. Senta un attimo. Secondo lei i finanziamenti ai partiti, i rimborsi elettorali, li deve dare lo Stato o no? Ma io penso che sì. Li deve dare lo Stato? Noi? Ma no, noi no. I partiti non si potrebbero finanziare da solo come in America, ad esempio? Ma certo, ma tutti questi partiti, tutti questi parlamentari, ma che ci stanno a fa? Quanti ne basterebbero, signora?
solo... Posso dire, al tempo di Mussolini, almeno era uno. Era uno. Si la sente Annarella, eh? Come? Annarella. Dovevano dare 200 euro rimborsare per gli ultrasuoni e per il cuore. Alla fine del mese, 8 mesi fa, questo è il comune, queste che stanno, assistente sociale. Non gli sono arrivate? Dalla fine del mese mi hanno mandato al mezzo agosto, dal mezzo agosto alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno l'ha visti lei i soldi? Se la signora vuole andare alle Bahamas con quei soldi non ci ha potuto andare. Per fortuna che l'istituto Case Popolare non ti caccia via. Io ho 5 pigioni arretrate. L'ho aspettato perché mi dovevano dare sti soldi. Non me l'hanno dati e adesso ecco. L'aiuto dei figli? Un nipote mi aiuta, mi ha pagato 2 pigioni. Come stiamo combinati? E qui ancora rimborsi elettorali? 2 pigioni, ma diamo i rimborsi, tipo la signora. Adesso ce n'ho 5 da pagare. E lei un po' c'ha paura, signora, che se non paga la possono cacciare via? Ma penso che l'istituto non l'ha fatto mai, è una vecchia di 85 anni, so sola, non c'ho nessuno, per un figlio solo, Dio dice che si prende i più buoni. Signora, se no vale Bibbia che gli passano vitto e alloggio gratis. Sì, se mi cacciano via. No, oddio, fino a... se mi cacciano via, per forza, dove vado? Mare Bibbia lo sa che è, sì. Sì, gli ospedali. No, è carcere, signora. Nel carcere, sì, mi sono sbagliata, lo so. Grazie signora, arrivederci, molto simpatica, in bocca al lupo signora. Ci piace l'olipol. Noi siamo della trasmissione Sputa Rospo. Volevamo sapere se voi state qui, se qualcuno è venuto magari a chiedervi che cosa volete. Chi è che parla? Lavoro. Ah, no, venga, sbarre mi danno. Ci hanno tolto, le ore che ci hanno tolto. Quello vogliamo. 86% dello stipendio ci hanno tolto. Guardi un po' lei, se possiamo andare avanti così, quando invece loro stanno bene lì dietro a sete. Siete venuti a vedere a che ora arrivano a lavorare la mattina per vedere che cosa fanno? No, siamo uno sciopero nostro, proprio sul nostro... Da quanti giorni state qui? Da ieri. Quanta gente è venuta qui a chiedervi? Solo una sessantina oggi, quarta persona, solo una persona è venuta. Non so chi è. Volete parlare con qualcuno dentro, no? C'è andata... È andata su a vedere se l'hanno ricevuta. Non sapete che fine ha fatto la sindacalista? No, sta parlando, sì, sta sì. Parlando. Ma si stia facendo pure anticamera, no? Ma non credo. Qualcuno che vuole sputare un rospo? Signora? Un rospo sputi. Sputo un rospo? No, ce ne ho talmente tanti che non mi faccio a sputarne un altro. Che ci siamo proprio stancati di questa situazione. Ecco perché da aprile ci hanno tagliato il 70% del lavoro, lavoriamo per la prefettura, caserme di polizia e carabinieri. Per cui il suo stipendio quanto era prima e quanto è adesso? Il mio stipendio era più di 1200 euro, adesso prenderò sui 500 euro. C'ho 2 bambini a carico, un mutuo, non so dove arriveremo. Secondo voi i finanziamenti ai partiti, che adesso sono rimborsi elettorali, ma le deve passare lo Stato o secondo voi si devono finanziare da soli? Da soli, i partiti secondo me da soli. No, 4 euro a persona si prendono, da soli devono essere. Poi uno non sa nemmeno che fine fanno questi soldi. Beh, le loro vacanze. Ah, lei ha visto le ultime... Le loro vacanze sicuramente. Il caviale. Le ore vacanze, le mogli dai parrucchieri. Come l'autista, vacanza alle Bahamas, tutte queste cose. Hanno cambiato nome, però adesso sono diventati rimborsi elettorali. È più bello, no? Sì, sì. Che cosa sta facendo qui davanti a Montecitorio? Sto guardando in giro queste persone che vanno a votare. Vanno a votare, a lavorare, no? Vedo pure l'orario. Oh. È mezzogiorno. Che lavoro questo? Lei sta in pensione? È un passatempo, sì. È un passatempo secondo lei? Certo che è un passatempo. Secondo lei da chi devono essere finanziati
i partiti politici, adesso sono rimborsi elettorali, ma è giusto? Non li devono avere, sti, perché se li spendono tra di loro per ville, case, si comprano le ville. E... Lei è di Napoli? No, di Palermo. A Palermo non c'è lavoro? C'è la fame a Palermo, purtroppo. Qua in qualche posto insomma si trova il lavoro, ma in Sicilia è difficile. Oltre che i paesi marinari momentaneamente non lavorano neanche perché non c'è pesce, quindi non possono neanche uscire a prendere il pesce per poter lavorare. Quanti li ha visti entrare fino adesso? No, è da poco che sono qua, non sono venuto stamattina presto. Ma molte volte entro dall'altra parte e assisto alle sedute. Quando vengo il lunedì non c'è mai nessuno. Invece quando ci sono le sedute dove ci sono tutti non ci si capisce niente. Il lunedì si può ascoltare cosa dicono, ma negli altri giorni è un caos. Ma il martedì c'è più gente? 700 persone là dentro che mangiano e sbafano. E quanta gente che sta senza stipendio e senza soldi, e quanti ce ne saranno? E loro 25.000 euro al mese. Questa è la vita. Più rimborsi elettorali? Più rimborsi elettorali. Più i viaggi che fanno. E insomma, ci possiamo. La società dei magnasciuti, la società della gioventù, a noi ci piace da magna e bere, e non ci piace de lavorare. Da dove venite? Sì. Sì.